Oggi un caffè davvero barista. Ciao a tutti e bentrovati sul canale. Anche oggi siamo qui per la continuazione della nostra rubrica sulle capsule compatibili dolce gusto. Però oggi, ragazzi, oggi abbiamo... Come dire, è come se avessi comprato gli interni della Ferrari per montarli su, che ne so, una Panda? Diciamo ma così. Che stai volendo dire? Secondo me sì, si è drogata. Perché oggi, ragazzi, qui su Due Cuori Una Cappa sbarca un'azienda molto molto buona. L'azienda in questione è un'azienda tutta italiana e appunto è la Barista Italiano. Questo così è il logo. Allora, la Barista Italiano è un'azienda di Gorizia, se non mi sbaglio, che ci ha inviato una serie di campioni da testare e quando io poi sono andata sul sito a sbirciare sono rimasta un pochettino perplessa. Noi siamo abituati a pensare alla capsula compatibile come un qualcosa di succedaneo, no? Come un qualcosa di inferiore del caffè originale, per cui accontentarsi, perché a discapito del prezzo inferiore dovremmo avere un caffè che sia quantomeno buono da bere, diciamo così. Bene, qui invece la filosofia cambia totalmente. La Barista Italiano non è un'azienda che incapsula caffè esteri o miscele di caffè estere. No, non lo fa, capite? Ah. Ma è un'azienda che produce il proprio caffè, lo importa, lo miscela, lo lavora con torrefazione, ecco. Quindi lo incapsula, quindi è un caffè, si può dire, di produzione alla fine italiana, no, senza alla fine, anche all'inizio, senza italiana. Alla fine, brava. E questo comporta comunque una qualità che abbiamo scoperto provando questi caffè, devo dire, è superiore a quella della Nescafè Dolce Gusto. Veramente. Non l'avrei mai pensato, veramente. No, neanche io, non pensavo nemmeno che esistesse una realtà di questo tipo. Ma mi è tornata la voglia di utilizzare le capsule. Diciamo che le macchinette del caffè, sicuramente queste a capsule, sono molto comode, hanno un grande spreco di plastiche varie e quindi deve valerne veramente la pena, anche perché le capsule sono tutte abbastanza costosette. Quindi questo video è dedicato agli amatori del caffè, a coloro che pretendono un buon caffè e che quando guardano le macchinette in capsula storcono il naso dicendo ma la moca è sempre la moca. È vero, la moca è sempre la moca, ma anche con ma le anche macchinette... la mamma è sempre la mamma, certo, e anche la macchinetta è sempre la macchinetta. Brava. E può fare del buon caffè con le miscele appunto di Barista Italiano. Bene, mi posso premere una cosa? Mi preme dire che non è un video, è un video in collaborazione con Barista Italiano, ma non è un video dove ci pagano, insomma, non ci pagano. Hanno solamente mandato un camion. Ci hanno mandato un po' di campioni da provare. E allora cominciamo subito. Piazza Duomo caffè decaffeinato 10 capsule. Poi Piazza di Spagna 10 capsule e un top espresso. Poi Piazza Navona il ristretto italiano 10 capsule. Poi Piazza San Marco delicato arabica e infine, ma non ultimo per importanza, abbiamo il Piazza Plebiscito intenso napoletano. Le cialde si differenziano dal colore della pellicola che le avvolge ed eccole qua. Aspettate, cominciamo a va bene, adesso le vedremo una per una, è un giocoliere, va bene, cominciamo proprio da Piazza del Plebiscito, il punto rosso della situazione. Noi, ragazzi, abbiamo dovuto prendere gli appunti perché sono tanti prodotti e sinceramente provandoli in giorni differenti non è vero, l'abbiamo provati tutti ora, l'abbiamo provati prima, abbiamo dovuto fissare su carta quello che abbiamo pensato degustandoli, quindi li abbiamo degustati con carta e penna, vero? Carta e penna, sì, abbiamo girato poi il caffè con la penna. Allora, questo è il tipico caffè robusto di una buona moca. Sì, come lo farebbe Pulcinella. Persistente, cremoso, con un bel gusto robusto, intenso. Sono tutti quanti questi caffè, non caffè pastosi in bocca, ma sono tutti caffè che scendono dritti, diciamo che si bevono così, con un sorso, vero? Sì, e poi non ti lasciano quel retrogusto metallico, amaro,
veramente, sembra quasi quasi come prendere un caffè alla stazione centrale di Napoli. Buonissimo. Questo è un caffè che noi vi suggeriamo per la prima colazione. È veramente una buona miscela da buon risveglio sprint. Il caffè viene buonissimo. Posso dire una cosa? Devi dire una cosa. Per quanto riguarda tutte le capsule che ho provato, mettendo, io lo faccio io il caffè la mattina, mettendo nella macchina, proprio si sente la pressione, che arriva la pressione ed esce proprio. Il getto esce grosso. Esce grosso e cremoso. È vero. Capito? E non esce quel liquido che tu dici. Sì, vabbè. Non esce floscio, già il caffè esce bello. Bravo, ecco. La mossa brava, è questa. Brava. Yeah, yeah. La mossa è questa qua, perfetto. Ed è vero, succede anche col Piazza di Spagna. Noi lo chiamiamo quello dorato quando ce ne spariamo quello uno. Quello dorato, bravo. Perché appunto l'incapsulamento è con la pellicola dorata. Questo per esempio è un caffè da dopo pranzo, se sì, perché ha un sapore un po' più inclusivo, più chiuso, un sapore anche un pochettino leggermente più tabaccato, più maschio come caffè, diciamo così, meno amabile e più da intenditore, è quello che deve chiudere un pasto e che comincia ad attivare la digestione, quello che ti toglie tutti i sapori residui dalla bocca. Te li togli dalla bocca ma non dalla mente naturalmente. Non dalla mente e soprattutto ti dà lo sprint per continuare a vivere dopo un pranzo. E quindi un pasticcino, una torta per continuare andare a mangiare o ricominciare a mangiare, andare al lavoro, giusto? Andare al lavoro. È un buon caffè da dopo pasto. Naturalmente noi vi diamo la nostra preferenza, ma non è che dovete comprare un caffè per ogni orario del giorno, questo va da sé. È ottimo anche per la mattina, se amate però un caffè che sia veramente strong. Questo io lo trovo più forte del precedente, ad esempio. Sarà che sono una patriota, ma il mio preferito è il nero, il ristretto italiano. È un caffè più morbido, più delicato, più avvolgente e voluttuoso. Io non amo i caffè troppo amari, diciamo la verità, e questo è veramente un caffè che si fa bere facilmente, non ha bisogno di gusti particolari, non è molto, ecco, una nota particolare di questo caffè è il suo essere molto fruttato, che io identifico con dolcezza, beh, no? Beh. Sprigiona degli aromi in bocca molto avvolgenti e nello stesso tempo coinvolgenti dei sensi, ti fa fare quel sospirino. Sì, sì, sembra di essere in Brasile a cogliere il caffè. Nonna, è come il caffè che ti ha fatto la nonna, quello dove c'è dentro non soltanto il caffè, ma anche l'esperienza di chi te l'ha fatto, la dolcezza di chi te l'ha fatto. So che sto dicendo una sequela. Ma che stai di dicendo, povera? Però è quello che risveglia, ecco, questo caffè risveglia più i sensi, è anche un caffè quindi più sensuale. Quindi questo è un caffè, ecco, che fa ricordare le nonne. No. Prendetelo il 2 novembre, mi raccomando, vi farò ricordare. Ma no, non è che tutte le nonne sono... Ah no, cui. giusto. Allora. E comunque è il mio preferito. Va bene? Anche il mio preferito. Bene. Anche il mio preferito. Poi continuiamo. Per gli amanti della laguna, il Piazza San Marco è confezionato capsula argentea. Allora, questo è un caffè deciso. A poche note, a differenza del nero, questo fa divagare poco con la fantasia. State bevendo un caffè, lo state bevendo adesso, è secco, robusto, è una miscela che non ha un ampio spettro di sapori se non quello purissimo del caffè. Quello chiama un delicato arabica, io direi che è un concentrato arabica. Questo quale parente ricorda? Nessun parente, nessun questo, parente ricorda questo ricorda solo se stesso. Bevete un caffè e vi concentrate sulle note aromatiche dell'arabica senza distrarvi con nonne e parenti vari. Giusto. Quindi questo non fa ricordare nessun parente, tutto più la vicina di casa, buona, che ti fa il caffè, giusto? E chi è questa? Non lo sappiamo, andiamo avanti. Sappiamo la trasmissione per chiarimenti ulteriori. Andiamo. Allora, andiamo avanti. Alla fine lasciamo per ultimo il nostro meno preferito, perché a noi proprio come genere non piace il decaffeinato, ve l'abbiamo detto, in altre aziende neanche l'abbiamo recensito perché ci è sembrato proprio imbevibile a mo' di ciofeca. Questo invece no.
È vero. Questo è sembra vero. Quasi un caffè, ragazzi. No, va bene, è un caffè, sì. È un caffè però decaffeinato. Cosa significa? Più lento. È un buon caffè, è come fosse un americano ristretto, diciamo. Quindi così. Questo ricordo un americano piccolo, sì. Un americano minimo. Di bassa statura. Quindi di dove? Dell'Illinois? Ah, del Kentucky. Kentucky. Allora, questo è un buon caffè per chi non può bere il caffè a tutte le ore o chi è viziosetto e vuole farsi il caffè delle 9 di sera senza rimanere con gli occhi spalancati. Io per mio gusto non lo sceglierei tra la gamma che vi ho descritto, io andrei diritto al nero e poi al rosso, certo. Per quanto mi riguarda. Però naturalmente devo attestare oggettivamente che è uno dei pochi caffè DEC che sono bevibili e che quando ho messo il sorso in bocca ho detto ok, andiamo avanti. Veramente decaffeinato bevibile, ottimo. Ora, non è finita qui, perché io ho chiesto alla ditta, noi di solito testiamo cortado, cioccolato cappuccino. E cappuccino. La persona che mi ha contattata, competentissima, mi ha spiegato il mondo del caffè. Manuela. Ciao Manuela! Il mondo delle capsule, ha tenuto a dirmi che loro non incapsulano miscele solubili, come fanno moltissime case, ma incapsulano semplicemente caffè 100% prodotto in Italia, la cui torrefazione è curata da loro, e quindi mi ha detto Ombretta, quindi noi quando diamo un caffè non diamo bevande al caffè, da noi non troverai il cortado, non troverai il cappuccino, troverai il caffè e la capsula del latte a parte. Questa loro la vendono a parte, è latte zuccherato che viene venduto a parte, si presenta così, è latte in polvere e zucchero, negli ingredienti lo potete leggere, c'è solo questo. Mi diceva appunto Manuela che è appena 3 gradini inferiore al latte che si dà ai lattanti, quello che in pratica viene venduto ai miliardi in farmacie. Quindi scusami, se non fosse per la capsula così piccola ci metterebbero anche la mucca. Mettere nel biberon. Anche la mucca, allora. Oppure datelo direttamente, bravo, vero, guarda, si vede, è qua dentro. Quindi. Però, allora, innanzitutto appunto si vede l'interno e questa cosa mi conforta molto, si vede che è semplicemente latte, gli ingredienti sono chiarissimi. In secondo poi l'ho provato, ho fatto un bel cappuccino, questo è il dorato e ragazzi sembrava di bere un cappuccino fatto in casa, non ho distinto il latte della capsula dal latte del brick del supermercato, è un latte intero buonissimo, viene un cappuccino da urlo, mai bevuto un cappuccino così buono con la macchinetta del caffè, eppure di solubili buoni ne abbiamo bevuti, ma così buono con il caffè vero e il latte vero, sensazionale, vero? Questo supera quello là della Dolce Gusto, quello originale dolce di gran lunga, sì, anche sì. Perché tutti gli altri latti che abbiamo visto in capsula erano bevande a base di latte o il latte faceva proprio pena, ce ne sono stati anche alcuni che non abbiamo proprio, non siamo proprio riusciti a bere. La particolarità di questo latte, tu mi dirai, è la scoperta dell'America, e sì, in questo range di prodotti sì, ha il sapore di latte, non sa di null'altro che non sia il suo vero sapore di latte, come bere un bicchiere di latte caldo. Vabbè, buonissimo, vabbè. Buonissimo. Abbiamo capito che mi è piaciuto. Bravo. Come? Allora, dopodiché loro hanno una parte di prodotti solubili, a noi hanno mandato il ginseng. Il ginseng i cui ingredienti sono ottimi, veramente contiene poche cose, naturalmente però è una bevanda zuccherata, c'è zucchero, latte scremato in polvere, lattosio, caffè istantaneo al 14%, ginseng e aromi. Allora, posso dire io qualcosa di breve? È circonciso. È circonciso. Io il caffè al ginseng ogni tanto lo vado prendendo nei bar e devo dire che questo qua in capsula è molto molto buono, sembra quasi di prenderlo al bar, quindi fatto, sembra quasi fatto con le macchine professionali del bar. È molto buono, è una bevanda dal profumo caramellato. Si sentono tutti gli aromi.
Sì, tutte le cappe, quasi tutte le cappe. No, questo poco, non è vero. Questo poco, questo poco. Allora, è un una bevanda dal sapore caramellato, dolce, perché appunto contiene lo zucchero, è molto buono, schiumoso, si fa bene, molto schiumoso. Bello. Poi l'intensità invece dipende da quanto lo allungate. Se ne fate un mezza tazza viene bello robusto, se allungate tipo caffè lungo viene comunque gradevole, non perde la gradevolezza, non perde neanche la sostanza, non è che diventa un brodino fetido, ma diventa non è che diventa un brodetto, ma rimane buono e amabile fino all'ultimo sorso. Può essere un buon spezza giornata per darsi una ricarica con un poco di dolcezza, molto buono se usate il ginseng. Poi due cose che a me sono piaciute tantissimo. Ma buonissime! La prima di cui vi voglio parlare è il tè nero al limone. Me l'avete visto usare quando ho fatto la ciambella al bergamotto, vi linko qui. Qui, la I col pallino e guarda, sono... è qui la I col pallino. Ok, allora indicala tu. E sono queste capsule turchesi. Questo tè è semplicemente buonissimo. Intanto non contiene zuccheri aggiunti, contiene solo tè nero, citronella, scorza di limone, aromi naturali che sono arancia e limone, no aromi naturali vari. Allora, è buonissimo, un tè, pur essendo un tè nero, risulta un tè molto delicato, amabile, dal sapore fresco e non è necessario zuccherarlo perché è naturalmente amabile, non dico dolce, ma amabile, ha un sapore armonioso e gradevolissimo, buonissimo, come altrettanto buona è questa. La tisana per depurativa. Me questa qua è al primo posto tra tutti quelli che hai presentato. La tisana. Tra cosa ho presentato? Questi tre prodotti? Sì. A me la tisana. Ma se la batto. A me la tisana è piaciuta molto. Mi sento depurato. Allora, mi sento proprio un depuratore. Con le tisane avremo di che parlare. Si presenta così. E questa è una tisana depurativa che contiene finocchio, camomilla, tiglio, limone, mela, calendula, liquirizia, cartamo e peli... E peli? Peli? E peli di che? E petali di rosa. Questa la lascio. Ed è... buonissima. Quando farete l'infuso, la prima cosa che arriverà al vostro naso, le prime note olfattive, saranno quelli della camomilla e del finocchio, ovviamente. Dopodiché, quando la assaggerete, vi scontrerete con un ventaglio di gusti eccezionali. È una tisana anch'essa amabile, pur non avendo degli zuccheri aggiunti, è molto dolce e pregna di sapori. Sentite i petali di rosa, sentite la citronella, la mela, tutto un retrogusto leggerissimo di liquirizia, la freschezza del finocchio, è buonissima. Se amate le tisane, date un occhio al sito, tutti i riferimenti ve li mettiamo qua sotto. Il barista italiano, tra l'altro, non ha delle recensioni che farlocche. Brava, non è perché che paga qualcuno per fare le recensioni, a noi non ci ha pagato. Recensioni certificate. Ora c'è tutto un meccanismo, se trovo la mail che mi ha mandato Manuela, vi metto sotto il link, secondo cui ci sono determinati siti web che certificano che le recensioni siano fatte, ci sono dei marchi, ecco, che certificano che le recensioni siano delle recensioni originali e tutte le recensioni parlano benissimo di questi prodotti, ho potuto vedere e constatare con i prezzi. I prezzi sono fattibili e sono a maggior ragione fattibili se comprate grosse quantità. Loro suggeriscono la promozione 800 capsule, che hanno poi le capsule vengono ad avere un costo di 20 centesimi ciascuna. Io lo so che 800 capsule può sembrare uno sproposito, però mi faceva presente naturalmente la ragazza con cui ho parlato che se uno beve 4 caffè al giorno effettivamente in 6 mesi, 5 mesi e mezzo se le fa fuori. Ma io ho pensato anche una cosa: oggi tutti abbiamo una macchinetta con capsule più o meno, molto spesso in famiglia si compra anche la stessa o si hanno amici che ce l'hanno suggerita, quindi si possono anche fare degli acquisti cumulativi, perché comunque le capsule hanno una scadenza di 2 anni dal momento dell'acquisto, quindi.
e di conseguenza si può comunque, per esempio, noi potremmo fare a metà con dei nostri amici che hanno la nostra macchinetta. Dei cambi, come le figurine. Uno ritira e poi ci si spartisce la spesa. Perfetto. Per intenderci, fatevi furbi. Però vi volevo segnalare una promozione fantastica, questa non me l'hanno segnalata loro, me la sono andata a sbirciare io, un'offerta lancio, un'offerta vetrina, che si chiama un assaggio di tutti i nostri prodotti in capsule compatibili in espresso. Mandano 30 caffè più 50 tè più 30 solubili misti, in modo che voi possiate avere un range generale, a 29,90 euro. Sono in totale 110 capsule che arrivano in un'unica confezione. Questa per esempio potrebbe essere un'idea, non solo un'idea regalo, ma anche un'idea per capire questo nuovo modo di bere il caffè, un caffè di alta qualità in capsula. Io sono rimasta molto sorpresa da questo concetto. Tu oggi non hai parlato niente, amore, che hai? Vuoi un caffè? No, non mi fai parlare, quindi allora... Parla un po' tu. Bene, quindi vi mettiamo il riferimento del sito qua sotto, nel box info. Mi raccomando, andate a vedere vari prezzi, andate a vedere se vi interessa la combinazione e i caffè che più preferite. Però... voi pensate che noi abbiamo tutto questo popò di roba e non vi mandiamo niente? Sì, non vi mandiamo niente, basta, è tutto mio. Bene, allora io metto due capsule di tè. Poi due capsule di ginseng. Bravissima, poi due capsule di tisana depurativa. Due capsule di lattuzio, il lattuzio. Due capsule di Piazza Duomo. Due capsule di nero. Bravissimo. Due capsule di rosso. Di rosso. Due capsule di grigio. E due capsule di dorato. Ve le metterò poi in una bustina ermetica. E lasciate tanti commenti qua sotto per ricevere questa confezione piena di una mini selezione dei prodotti che abbiamo recensito per voi. Bene, e quindi per partecipare al giveaway lasciate un commento qua sotto. La data di scadenza è questa qua sotto. Vabbè, qua sarà qua sotto. Mi raccomando, partecipate numerosi e... dopo i 1000 like saluteremo il primo che ha commentato, quindi superiamo i 1000 like se volete vedere un altro video di Due Cuori Una Cappa. Addirittura, anche sì, se non li superiamo, tanto lo facciamo lo stesso. Bene, invece a chi, al fortunato vincitore di questa mini selezione, chiediamo di dirci la sua dopo aver ricevuto il prodotto, per farci sapere cosa ne pensa. E se conoscete la barista italiano, se conoscete i loro prodotti, lasciate qua sotto nei commenti tutto ciò che pensate, se i prodotti sono buoni, come vi siete trovati con le spedizioni. Quindi raccontateci le vostre esperienze, perché sono utili non soltanto a noi, ma anche a chi ci segue. Tutti gli altri consumatori. Noi siamo stati, come avete capito dai toni di questa recensione, molto contenti. Molto, molto contenti. Bene, quindi ringraziamo l'azienda che ci ha mandato queste capsule. Grazie Emanuela, grazie Barista Italiano. E quindi vi abbiamo dato quest'altra alternativa. E noi... quindi ci rivediamo presto sulle vostre tavole e mi raccomando sempre macchinetta del caffè ben calda. Buon caffè a tutti, ciao!